Lunedì, nottata non semplicissima perché ho voluto andare a dormire senza prendere antidolorifici. Brutta mossa. Verso le 4 di notte mi sono svegliato che mi faceva molto male la mano, quindi mi sono preso una pasticca. Pasticche, sembra che ti droghi. Come si chiama? Una pastiglia? Vabbè, non sono sinonimi. E poi ho dormito sereno. Stamattina mi sono messo un pochettino a lavorare. Ho scritto delle modifiche da dare a Dani per il montaggio che si può fare. Ho trovato un buon metodo, ve lo mostro. In pratica io qua ho il montato del si può fare. Poi faccio così, vado sulle note, registro un vocale e dico ok, aggiungiamo, e do delle considerazioni, do delle annotazioni e poi gliele invio. Non è male, sta funzionando. Guardate, riesco a montare. Sì, sono molto molto rallentato, però già solo dopo una settimana riesco più o meno a tornare operativo. Facciamo progressi. Ce l'ho fatta, ho ultimato il video, l'abbiamo caricato, domani va online. Che faticaccia, però sono molto soddisfatto e non mi fanno neanche troppo male le braccia, cioè perché alla fine sono praticamente immobili, muovo solo le dita. Vai così. Adesso però sono le 5:30 e io stacco. Devo riposarmi. È arrivato un pacchettino oggi. Fate l'unboxing. Pizza! Settimana scorsa sono andato all'evento di lancio di questo gioco. Adesso me l'hanno mandato. È un party game per giocare fino a 100 persone in contemporanea. Bello, a cosa? È sporca la camera. Martedì, ogni giorno nuovo progresso. Riesco a tenere le pagine del libro aperte. Pian piano sto riacquisendo tutte le abilità. E riesco anche tranquillamente a spostarmi col telefono in mano. Posso praticamente tornare anche a vloggare in autonomia. Ah, che bello. Però dopo un po' che tengo in mano il telefono mi pesa, Devo tenerlo poco. Oggi si va in ufficio per dare un supporto live al montaggio del si può fare. Comunque il servizio taxi casa ufficio, devo dire che mi piace. Potrei abituarmi a questo. Faccio partire il tassametro. Ok, taglia questo pezzo. Cosa è successo? Ok, taglia questo pezzo, ma perché quando parlo suona la trombetta? Ok, taglia questo pezzo, mettiamolo di qua. No raga, in realtà sono le 6 passate, non c'è nessuno, abbiamo già finito. Solo per fare una clip e possiamo andare a casa. Tra l'altro oggi dall'ufficio mi sono portato a casa questi prodotti che mi li manda un illustratore fumettista e voglio farveli vedere per due motivi. Il primo motivo è perché secondo me è mega bravo. Si chiama John Slott, è un artista indipendente. Per farveli vedere però ho bisogno di lei. Qua abbiamo i fumetti, mi piace un botto come disegna. Poi abbiamo qua delle carte Pokémon reillustrate da lui. Ragazzi, sono fighissime. Ma che fighe. E qua abbiamo una maglietta. Bella. Non l'ho vista dal vivo. Sono molto felice che sono così fighe, perché il secondo motivo per cui vi sto parlando di questo ragazzo è perché ufficialmente sarà il grafico del progetto Where is the Toilet. Sono molto entusiasta. Guardate, devo far vedere. Cosa? Non è cacca, ma è burro d'arachidi, perché si è visto mentre non muovevi. Sembrava sporco di cacca. Sì, sembra cacca. Dai, che schifo. Martedì, abbiamo preso una cuccia nuova per Maya, ma a quanto pare lei continua a preferire il letto. E abbiamo preso anche una tavoletta nuova per il gabinetto, che quella vecchia si è rotta. Come sta andando l'installazione? No. No, nel senso male? No, non funziona. Vorrei darti una mano, se ne avessi una disponibile. Oggi sono riuscito a montare. Vado sicuramente più lento rispetto al mio solito, però neanche così tanto, Oggi ho anche fatto una chiamata con John Slott, che mi ha fatto vedere delle proposte di loghi per Where is the Toilet. Sono fighissimi. Ho già individuato quella che voglio andare a lavorare. Che figata, sta prendendo tutto forma. Sono quasi le 5 e io stacco. Per oggi va bene così. Sono si stanca dopo due demorsi. Sono stanco, inizio già a far male, però un paio di boccate e riesco da solo. Sì, faccio giusto un'altra e poi ho bisogno di nuovo dell'aiuto. Oggi giornata di successi. Fine giornata? Sì. Giovedì dobbiamo rigirare i confessionali per la gioia di tutta la squadra. Olè. Il fatto è che già dovevamo girarne alcuni, poi molti li abbiamo cambiati. Io mi sono rotto le braccia, a sto punto dobbiamo rifarli tutti. Siamo tutti felicissimi di questa cosa. Finito. Non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Grande! Primo si può fare con le braccia rotte. Ma tu stai riuscendo a prendere il telefono in mano adesso? Sì, un'evoluzione. Adesso controlliamo che funzioni tutto quanto e soprattutto controlliamo che non abbia, cioè che non si veda. Avevo una caccola che mi usciva dal naso. Temo che si veda, ma non ho voglia di rifare tutti i confessionali. Porca vacca. Controlliamo che non si veda. Ok, ce li abbiamo, funzionano. Perfetto. Perfetto. Comunque, mentre io ero in ufficio, a casa succedeva questo. Oddio, no. Ho paura di andare in sala. Hai mal di pancia? Questa si è chiusa da sola. Ah!
guarda. Maya, perché non hai chiuso le finestre quando hai visto che si stava allagando tutto? Ti abbiamo lasciato a casa apposta per questo e le hai lasciate aperte, ma scusa. Posso dire che oggi è il primo giorno in cui sento davvero male alla mano? Probabilmente aver gesticolato per 3 ore non ha fatto benissimo ai punti, perché li sento tutti pulsare. Io non ho ancora visto bene il taglio, ma a livello di pulsazione è come se fosse fatto così, perché sento pulsare questa parte qua. Adesso stiamo andando in ospedale, ma questo giro non per me. È lei che deve fare una visita. Io... Non devi fare una visita? Ma non è un ospedale. Ah, non è un ospedale? Dove stiamo andando? No, è una visita privata. Ah, vabbè, andiamo da un dottore. Si può dire cos'è? Il ginecologo? Sì. Vabbè, andiamo dal ginecologo, quindi per ovvi motivi non è per me. Io semplicemente sono qua per fare supporto morale. Ho assistito alla mia prima visita ginecologica. Non chissà che esperienza di vita, però. Come è stato? Io non ho fatto niente. Vuoi dire qualcosa a te? No. Ok. Comunque, se ieri sera ho dato qualche forchettata, questa sera sono riuscita a mangiare totalmente da solo. Crederci. Non devi più imboccarmi, forse. Fine giornata. Venerdì, devo andare a fare la medicazione di controllo post-operatoria per i punti e scoprire se il braccio destro me lo sfasciano. Nel senso che mi tolgono la fascia, non nel senso che me lo distruggono più di quanto non sia già distrutto. E a questo giro sarà lui ad accompagnarmi. Porca miseria, speravo che romperti entrambe le braccia ci risparmiasse dal vloggare. E qua la macchina. Ah, scusami, andiamo. Tu cambi ciclicamente badanti? Sì. Siamo un po' al pelo, ma ci siamo. La questione è che sull'impegnativa, sul documento che gli hanno dato, c'è scritto appuntamento dalle 9:30. Alle 11:30 per la medicazione. Vuol dire che bisognava arrivare alle 9:30 e star qui fino alle 11:30 perché durava 2 ore la medicazione? Perché in quel caso sono le 11:04 ed è un problema. O vuol dire che si poteva venire qui in qualsiasi orario tra le 9:30 e le 11:30? Porca vacca! Prendete questo numerino qua. Grazie. Fino adesso mi sembra tutto giusto. Non so se sia normale. Io non riesco a distenderlo. Certo, perché ce l'hai sempre così. Non li hai mai visti i punti tu? No, li ho visti di sfuggita, non so cosa aspettarmi. Se svengo prendimi il telefono. Se svieni ti mando fuori. Ok, no, io non svengo. Perché io non posso pensare anche a te. No, io sono... Ho fatto di peggio lui. Ho bevuto lo sperma di cavallo io, signora, quindi. Oh, madonna. Sì. Sembra un po' un salame. È uno youtuber questo ragazzo, per questo gli sto filmando la mano. Documenta tutta la sua vita. Ma che bella sutura lì. Vabbè, però pensavo peggio. Com'è, buona? Cioè, sembra... Ah, che bello. Ho ancora sensibilità strana sul palmo. Ci sta. Ok. Adesso sono qua al CUP, che mi hanno dato da prenotare una marea di visite, controlli, radiografie, ma non mi ricordo già più nulla. Sto facendo confusione. Ok, in realtà non ho dovuto dire nulla. Gli ho solo dato le carte e sta facendo loro. Il problema è che non sanno cosa devono fare. Non c'è più nessuno, sono spariti. È un ripresa. È meglio questa inquadratura perché lì potresti essere a casa tua, almeno qui si vede il contesto, ci sei tu da solo, abbandonato qui. Speriamo che non facciano casini, sennò che palle. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo una marea di carte, bene che i punti non hanno problemi, stanno guarendo, male che speravo di togliere sta roba, invece mi hanno illuso e devo tenermelo altri 13 giorni. Metà strada, dai, poi sei libero, quindi tra una cosa e l'altra un mesetto da quando ti sei fatto male. Sì. Più la fisioterapia. Pausa pranzo. Non puoi fare movimenti sbagliati. Bloccato che... Dai, non me la sto cavando male, una bella esperienza. Manteniamo il morale alto. Nuova location, nuova tappa, casa di Alessandro. Dobbiamo registrare delle clip. Bravo. Altra location, si girano dei voiceover. Ti sei volutamente pisciato addosso o un errore? No, è il lavandino aperto troppo velocemente che ha schizzato. Che è un altro modo per dire non riesco a controllare il pipino. È lunghina questa giornata, eh? Sì. Dai, iniziamo. Sì. E finiamo. Cambio location di nuovo. Siamo finalmente a casa e possiamo concludere questa giornata. Fine giornata. Sabato, stiamo andando a mangiarci un gelato. Sì. Prova di abilità. No, prendi il tuo, tranquilla, ce la faccio. Oh. Ho bagnato la banda. E proseguiamo andando al cinema a vedere Indiana Jones. Arrivo. Ma che sala è? Io devo essere sotto, non sopra. Me l'aspettavo così. Ci sono dei posti sopra e poi c'è la sala sotto. No, non mi piace. Non sembra di essere al cinema stando qua. Non ho mai visto una sala così. Con doppio ingresso. La sala Excelsior. No, di qua. Ah, è di lì. Qua. Ok, grazie.
premesso che non sono un grande fan della serie, visione piacevole. Adesso è comunque sabato, quindi andiamo a prenderci l'asporto. Eccoli il nostro bottino. Abbiamo un mix di cibo vegano con pane e hummus. Che bello. Oggi big day proprio. E si chiude la giornata col tiramisù vegano. Ma che sbello è. Sì, è vero, è tanto. Buono. Fine giornata. Domenica, oggi ci sono più di 30 gradi, il che renderebbe questa giornata perfetta da passare in piscina. Però noi non abbiamo la piscina e un'altra soluzione potrebbe essere condizionatore e PlayStation. Non è che non abbiamo la piscina, anche se fosse. Vabbè, non si può andare in piscina comunque. In realtà il condizionatore ancora non lo attiviamo, cerchiamo di resistere il più possibile. La PlayStation, vediamo se riesco ad usarla. Voglio provare a giocare a Hogwarts Legacy, che mi ha regalato Leti per il mio compleanno. Inizia! Ce la sto facendo, riesco a combattere, guarda. Io non so scegliere, non voglio scegliere. E hai una mente scattante, impari in fretta. Non lo so se impari in fretta. Ecco, hai sbagliato, cambia casa. Ah, Serpeverde, è andato Serpeverde. Appartieni a Serpeverde. Anche questa settimana mi sono preso questa ciambella mango e cheesecake. Sono le 8 e come promesso ho passato tutto il pomeriggio a giocare a Hogwarts Legacy. Quindi direi con questa pizza che possiamo chiudere anche questa settimana. Devo dire che onestamente io speravo davvero tantissimo di togliermi questa fascia, ne ero convintissimo. Mi rompe dover aspettare altri 10 giorni e sapendo che più tempo rimane bloccato più difficile sarà poi da muovere, questa cosa un po' mi spaventa. Il lato positivo è che bene o male sto riuscendo quasi a fare qualsiasi cosa, cioè ormai mi sono abituato, non mi ricordo neanche più come sia poter distendere questo braccio. Perciò grazie mille per avermi seguito anche questa settimana. Ci vediamo settimana prossima, sperando che sia l'ultima volta che vi saluto. Ah no, anche settimana prossima avrò ancora le bende così. Ah no, è vero, sarà la penultima volta che vi saluto così.